Quando avete saputo che Inter e Rubin giocheranno nello stesso gruppo, di che cosa avete pensato? Ah, io conoscevo il Rubin e ho grande rispetto per il suo allenatore e per i suoi giocatori. Secondo me, in un momento in cui il calcio russo sta facendo molto bene, il Rubin è una delle migliori squadre di questa nazione. Aveva già messo in difficoltà anche l'Inter in passato, e quindi grande rispetto, e sapevamo che sarebbe stato un avversario competitivo. Я уже был знаком. Все матчи не имеют, в общем-то, какого-либо значения для этой команды. Команды и так уже вышли в плей-офф. А какой результат будет удовлетворительным для Интера? И есть не секрет, не приехали Милито и Касана. Кто же будет на острие атаки у команды? Due domande. La prima è che, visto che due squadre sono già passate la qualifica, quale risultato voi renderebbe soddisfatto? La seconda domanda, visto che non sono venuti Antonio Cassano e Diego Melito, chi li sostituirà? Ma la prima domanda è, pur avendo grande rispetto per il Rubin e sapendo che è una grande squadra, noi siamo l'Inter e cerchiamo di andare sempre in campo per vincere, quindi secondo me anche la situazione che Inter e Rubin sono già qualificate, penso che farà giocare le due squadre in maniera per cercare la vittoria, in maniera più tranquilla, e questo secondo me noi proveremo a farlo. Poi sappiamo che il Rubin, io non so con quali formazione giocherà il Rubin, ma io ho grande fiducia dei miei ragazzi, e l'Inter è qui con 10 giocatori che hanno meno di 21 anni, che rappresentano il nostro futuro, e per noi domani è la dimostrazione del nostro lavoro sui giovani. Vuoi tradurre prima questo? Сначала переведу первую часть вопроса по поводу. Мы надеемся, что обе команды покажут. Per quanto riguarda la seconda domanda, sono qui 4 attaccanti, Palacio, che è il più esperto. Poi ci sono 3 ragazzi molto giovani, perché Philippe Coutinho, che è un 92, Livaglia 93, e Garritano, che è un 94, e questa è la testimonianza che l'Inter sta lavorando molto anche sul proprio futuro. То, что касается второго вопроса, то у нас 4 нападающих. In Russia di solito studiano molto bene le squadre con chi giocheranno. Avete studiato anche la panchina del Rubin? E a me, io ho grande rispetto per l'allenatore del Rubin, che credo che sia uno dei migliori allenatori d'Europa, e si parla poco di lui, ma avendo visto tante partite del Rubin so che è un allenatore che ha la bravura di valorizzare tutti i suoi calciatori e ha l'intelligenza tattica per mettere in difficoltà l'Inter, come ha fatto soprattutto nel primo tempo della partita di Milano, dove secondo me il Rubin ha giocato molto bene. Quindi abbiamo grande rispetto e sappiamo che domani sarà difficile, però credo che assisteremo a un bello spettacolo. Я отношусь с большим уважением. Per favore, in quali condizioni è tornato Nagatomo dalla squadra nazionale e se lui sia pronto per la partita di domani? No, Nagatomo non è con noi.
Non è con i convocati. Nagatoma здесь не присутствует, он не заявлен. È molto importante per la stampa giapponese. No, Nagatomo è a Milano con altri 11 giocatori dell'Inter, si è allenato questa mattina e sta bene. È stata una mia decisione di lasciarlo a Milano perché lui è uno dei nostri giocatori che ha viaggiato di più a causa di tante partite internazionali. Quindi è stata una mia decisione, ma sta bene, oggi si è allenato. Nagatomo, da 2 domande. Prima riguarda Cassano. Visto che Cassano è squalificato per 2 partite successive, noi aspettavamo che sia presente. E la seconda domanda... se potremo domani vedere in campo i giocatori giovani meno di 18 anni. Sì, no, io Cassano è rimasto a Milano a lavorare con Nagatomo e gli altri 9, perché sono sempre 11. E, per quanto riguarda invece la partita di domani, ci sono 10 ragazzi che hanno meno di 21 anni in questa partita e calcolando che non ci sono portieri, matematicamente qualcuno giocherà. То, что касается Касано, он находится в Милане с оставшейся частью команды вместе с Нагатомо и 9 другими игроками. Здесь же, как я уже озвучивал, завтра будет 10